Adesso anche i pini diventano delle luci. Queste belle testoline. No, non ci credo, veramente siamo morti. L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Non dico che te non sei cercata, Joel, ma più. Forza. Fino al monte, sì. Sono diventato francese. Ah, là c'è un'altra strada. Che faccio da lì? Di qua. Diciamo solo che ha capito che la volevi abbandonare. Lei si è affezionata a te. Si è arrabbiata. Ed è scappata. A posto. Giustamente i banditi ci dovevano essere per forza. Ma Ellie ha incontrato tutti sti banditi, vero? Non è che siamo gli unici sfigati ad averli incontrati. Non smettete voi di rompere le scatole, voi! No, mancato di brutto! Cioè proprio gli ho tagliati i capelli a questo. Adesso no? Sì, però io non vorrei sprecare tutti i colpi così. E aspettate che mi riparo. No, però qua sarebbe meglio fare le cose. No, questi mi stanno facendo cagare sotto, Via! Mollalo, bastardo! Lo stai, stupido! No! No, non ci credo, veramente siamo morti. Chi l'avrebbe mai pensato? Una morte stupida, ma di quelle stupide che veramente tu preferiresti metterti le mani nei capelli. Da quel paese. Oh, e voi proprio fate tutto arrosto. E mo che mi hai scoperto, che fai? No, vabbè, che disgraziato. Cazzo stai facendo? Lascialo andare. Oh, vattene a quel paese. Corri, Joel. Ah, sto disgraziato. Vabbè, tu lo vuoi proprio sui denti. Vaffanculo, papà. Queste belle testoline. Sì, anche io non ne vedo altri. Peccato che ci hanno fatto sprecare un bel po' di colpi. Certo, la mira non mi è mancata. È mancata la vita delle impronte di cavallo, quindi molto probabilmente è passata da qui. Però con tutto sto casino la faccio. È riuscita a passare così, inosservata? Oppure è riuscita a passare e basta? Beata lì. Ho dovuto fare qua la strage. Madò, se morivi. Oh, ma arrivava addosso il cavallo. Dai, andiamo. Oh, che fa? Mi sorpassa. Non sai, è arrivato Michael Schumacher, mo. Con furia il cavallo del West. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. Qua i banditi spuntano così come margherite. Oh, che fa? Non c'è bisogno di essere così tesi. Ellie? Ellie? Beh, almeno è viva. Sì, beh, io vorrei... chiami il do? Joel, mo. Tommy, qua c'è da ispezionare molto. A meno che non ci vogliamo fare prima la partitina. Un'altra piastrina delle luci. Chi è passato da qui? Brent Pino. Adesso anche i pini diventano delle luci. Vengono arruolati nelle luci. Che bella tazzina. Tommy, ci vogliamo pigliare un caffè? Un tè? No, non ne hai voglia. Puoi però non dire che non ti offro niente. Vabbè, andiamo al piano superiore. Non so se ci troveremo qualcos'altro.
Ma magari, dato che ho sprecato tutte quelle pallottole, tutte quelle munizioni, tutte quelle robe. Gli piacerebbe. Certo, però magari dopo il discorsetto, punto zero, che è quello di Fortnite. Diciamo che nel frattempo Joel sicuramente starà proprio col broncio a prendere ste cose, perché deve parlare con Ellie. Permesso? Si può? Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona meglio. Vaffanculo! Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate! Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi! So badare a me stessa! Quante volte ce l'abbiamo fatta per Beh, miracolo? finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy! Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara Ellie! e io. Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Fai un po' arrabbiare, Ellie. Ciao miseria. Bravo scemo. E io sono qui. Andiamo un po' qui. Vai. Vieni a cerca. Alla faccia quanti ne sono. Beh, ma uno sta salendo. Quello aspettiamo qui. Tommy, per favore, non ti far vedere. Forse riesco a farlo tutto in silenzio. Forse, non voglio illudermi. Vegliali portare. Appena si avvicina. No! L'hai voluto tu? L'hai voluto tu? Ok. La casa è vuota. Torniamo ai cavalli. Beh, andiamo. Peccato che ci hanno scoperto una volta. Via libera. Vuoi una mano? Ce la faccio. Eccola là.
bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza Bigorns. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok? Tutto ok. Addio, fratellino. Forza.